Ok, allora, benvenuti ad un nuovo episodio del Punto di Vista. Abbiamo di nuovo con noi non una persona, ma un ologramma in tutti i sensi che avete già conosciuto la volta scorsa. Qualcuno lo chiama il Pirata K, qualcuno lo chiama l'Agente K come agente del caos, però siamo sicuramente vicini a una teoria che è veramente avvincente. Abbiamo cominciato la volta scorsa e abbiamo toccato tantissimi punti che magari in queste puntate successive approfondiremo ancora meglio con il nostro amico. L'ultima volta ci eravamo lasciati, diciamo, parlando un po' di quello che era la possibilità di posti, diciamo, sì, più che altro proprio di entità come il CERN che avrebbero la possibilità di creare universi paralleli e quindi creare il cosiddetto effetto Mandela, che è una cosa che sicuramente se ne parla poco e in maniera abbastanza sbagliata. Io so che tu, Kappa, hai fatto diversi viaggi anche in aereo e qualche tempo fa, durante una chiacchierata, mi raccontasti di alcune posizioni di alcuni componenti dell'aereo che sembrano quasi non essere più attaccati in maniera logica nell'aereo, no? Se non sbaglio, proprio a livello di fisica. E questa cosa qua a me mi colpì moltissimo perché dico, vedi, sono quelle cose che non solo le studi, ma te ne accorgi solo se provi molte esperienze. Io so che tu di esperienze ne hai fatte tante, sicuramente questa sera puoi raccontarci qualcosina di più. Io partirei direttamente da quello che vuoi raccontare te, da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, quindi prego pure, hai carta bianca, vai pure. Grazie Adri, ciao a tutti quelli che ascolteranno questo estratto, questa intervista. E sì, diciamo che l'effetto Mandela oggi lo sfioriamo e mettiamo le basi magari per fare una puntata dedicata. Perché è complicato e stasera cerchiamo di aprire il vaso di Pandora. Ricollegandoci all'ultimo discorso fatto, diciamo, l'altra volta, perché l'altra volta è stata un po' così, doveva essere un'intervista sul più e sul meno, e siamo finiti ad aprire tanti cassetti senza entrare nel merito praticamente di nulla. Quindi, visto anche la reazione del pubblico, stasera vorrei, praticamente, contestualizzare un po' le affermazioni un po' forti e folli, cioè che appunto secondo me, a mio avviso, la matrice della realtà è prettamente olografica e che ci sono delle entità, cioè questa elite, sempre delle elite, che stanno cercando di mettersi in mezzo nel processo di creazione della realtà. Per appunto, dico io, ho usato questo termine, per hackerare la matrice, diciamo, divina, la matrice prima della nostra realtà. Questo è l'incipit, diciamo. E questo è legato anche ai vaccini, poi vediamo come riusciamo a unire, se riusciamo a unire, se no faremo un'altra puntata. Però praticamente io vorrei partire subito. Provando a condividere con voi dei video. Io ce l'ho qua davanti a me nel computer, Adri, magari non so se vuoi guardarlo anche tu in diretta, che così almeno il discorso principale praticamente è questo. Secondo me, a mio avviso, le elite sempre dicono chiaramente quello che hanno intenzione di fare e celebrano anche i propri risultati, ok? La verità, diciamo, una delle tante verità è sempre in piena vista, è nascosta in piena vista, si dice, ok? E quindi io nelle mie ricerche, ultimamente, ti parlo degli ultimi 10 anni, ho cominciato ad avere la sensazione che come se il mondo non fosse più quello di prima. Non so come spiegarti, il sole, guardando le nuvole,
anche un certo tipo di ricordi miei. Ho cominciato a sentirmi come se stesse accadendo qualcosa a livello di dimensioni e di realtà. E quindi praticamente ho cominciato a fare delle ricerche e sono entrato in contatto con dei materiali che mi hanno, al momento mi avevano abbastanza scioccato, perché io vengo da un percorso di studio umanistico e non ho molte nozioni riguardo alla fisica, eccetera, eccetera. Però, cominciando a studiare queste cose riguardo alla fisica quantistica soprattutto, e poi successivamente alla fisica adronica, che è un altro tipo di fisica, il dottor Simoncini mi sembra che se ne occupi, comunque è la fisica ancora più di frontiera. Praticamente ho cominciato a leggere delle teorie secondo cui il CERN avrebbe distrutto l'universo e saremmo tutti stati trasportati in un'altra versione della realtà. Questo si basa sul fatto, sulla teoria delle stringhe e delle realtà parallele. Infine, secondo questa teoria, la realtà che viviamo è quella in cui appunto la maggior parte della gente, diciamo, è quella in cui la coscienza dell'umanità sta in questo momento. Però a lato ci sarebbero infinite dimensioni. Che variano per un particolare, cioè la dimensione parallela, l'unico particolare differente nell'universo potrei essere io, in un'altra l'unico particolare diverso potresti essere tu, in un'altra il particolare diverso è un grande evento di quelli che creano snodi temporali che è andato diversamente e che ha creato un'altra linea del tempo. In questo contesto ci sono infinite realtà. E praticamente nessuno può distruggere completamente il mondo, perché si passerebbe comunque solo da una realtà a un'altra. Sono discorsi complicati. Dopo bisognerebbe farlo con degli schemi e delle cose di fisica. Comunque, se la gente è interessata, può cercare in internet queste cose, si trovano facilmente, insomma, e praticamente basta riuscire a cercare nei posti giusti e ci sono tutte teorie. Un fisico che si chiamava Everett, negli anni 50 ha teorizzato la teoria delle pocket dimension, cioè delle dimensioni pacchetto, secondo cui si possono creare delle piccole dimensioni circoscritte a certe zone, a certe persone, in cui gli eventi possono essere diversi addirittura da quelli esterni, e quando questa dimensione si dissolve si ritorna in quella che è la linea temporale ufficiale, diciamo. E praticamente il centro di tutta questa cosa è il CERN, il centro di tutta questa manipolazione sarebbe il CERN. E io quindi ho cominciato a livello teorico ad informarmi e a guardare anche semplicemente dei video che loro passano in internet, video artistici, alcuni sembrano delle opere appunto professionali, altri sembrano delle stronzate riprese tra amici, però mi sono accorto che erano pregni di significato, non, diciamo esoterico, cioè un significato velato. Quello che vedi è una cosa, quello che comunicano a me è sembrata un'altra. E quindi ho cominciato a guardare, ce ne sono tanti di video, ogni video potrebbe essere decifrato e decriptato come stiamo facendo adesso, ogni video del CERN, però i due più significativi sono quelli che andremo ad analizzare adesso. Incominciamo con Symmetry.
da 0 a 14 secondi si vede il server, penso è la sala server del CERN o comunque è un server con computer eccetera eccetera. E poi c'è la dichiarazione di appartenenza, una dichiarazione di appartenenza loro, che dicono ufficialmente cosa stanno facendo in cerca della particella più piccola. E non sarà sicuramente sfuggito a un occhio più attento la firma subito, c'è un anello di Saturno che si crea attorno alla scritta dell'intento e quindi, come si sa, questa è una dichiarazione chiara. Se uno se ne intende, adesso bisognerebbe aprire un altro vaso di Pandora, comunque la confraternita di Saturno, dell'anello o del serpente, è uno dei centri di potere più famosi anche nella controinformazione, mettono il loro marchio un po' dappertutto, basta guardare la Nike, la marca di sportiva, Saturn, insomma. Dopo questi sono tutti piccoli input per cui la gente dopo, quando non ha nulla da fare, è curiosa, può andare a informarsi e verificare passo per passo quello che sto dicendo e l'interpretazione. Poi ognuno se la fa a seconda di quelle che sono le sue conoscenze. Io nel mio piccolo, per quello che sono le mie conoscenze esoteriche, lo sto interpretando così. Quindi, poi dal secondo 14 al 25 è un'altra esplosione di anelli di Saturno e dichiarazioni. Si vede questo dottore che smacchina con le sue carte, e una dichiarazione chiara: ha scoperto la danza del cosmo. Altro anello di Saturno per dichiarare, sono tutte dichiarazioni firmate queste. Quindi cercando la particella più piccola ha trovato la danza del cosmo, no? Questo è il dottore, dopo che scartabella e che si sparano anelli di Saturno per dichiarare la loro appartenenza. E poi eccola, la danza, una danza, perché, cioè, apparentemente senza senso, sempre lo stesso dottore tecnico con il suo team che eseguono delle figure ben precise di una danza, non so se è sufica, a me ricorda molto la danza di Kali. E questo è un elemento che si incontrerà in tutto il CERN, perché l'iconografia indiana di Kali e Shiva è praticamente fondamentale per quanto riguarda tutte le decorazioni, proprio anche della sede, eccetera. E la versione ufficiale è che la maggior parte dei fisici sono indù, perché sono pakistani indiani, e quindi dicono che è stato per metterli a loro agio, cioè più o meno la versione ufficiale, la solita storia di copertura. Comunque sì, vedrete anche dopo la connessione sempre profonda tra Shiva e Kali, questo tipo di energia, e il CERN. Adesso continuiamo dal 25 secondo al 46, adesso lo faccio scorrere. Qui è come se l'uomo con la sua tecnologia e con l'Hadron Collider avesse carta bianca, praticamente scoprisse nuovi modi di poter gestire appunto quello che è la realtà, avendo carta bianca. E appunto il ricercatore, l'uomo ricercatore che si interroga, grazie alla tecnologia scopre appunto questo universo magico fatto di infinite possibilità, perché c'è la distesa bianca tecnologia, distesa bianca, stupore, abbandono e maga nera.
mago nero entra all'interno di questa danza del cosmo. L'orologio impazzisce, l'orologio del ricercatore impazzisce, come se appunto il mago avesse il controllo del tempo, in preda all'energia, io vedo l'energia di Kali, e con l'aiuto della tecnologia praticamente l'uomo viene gettato dalla maga, viene gettato fuori dal tempo e dallo spazio. Viene spogliato di quello che è la sua identità, il tempo non è più importante, vediamo il dottore uomo in mutande che balla sempre preso da questa energia di Kali. Un flash in cui ritorna nello studio per poi ritornare a compiere queste figure non casuali, fatte da un ballerino, che vogliono dire qualcosa sicuramente, tutto sempre sotto gli occhi vigili della maga, mago nero, all'interno di questo cerchio tecnomagico, in un ambiente di possibilità completa. Sembra appunto che la maga abbia il controllo di tutto, anche delle interazioni sessuali, non si, almeno questo è quello che mi ha fatto pensare, perché adesso apparentemente senza senso entrano dei corpi nudi che creano delle figure. Sempre la maga che controlla. Vediamo la forma cioè la posizione della mano con le dita verso l'alto, non proprio nel segno di richiamo di Baphomet, però comunque sempre ricorda questa figura di Pan. A me ricorda questa figura il mago in questa posizione. Il dottore immerso in questi corpi con la sua anima, collisione fallita, succede qualcosa a livello tecnologico, si apre un portale, non lo so, sempre corpi che si muovono, sembrano essere sbalzati nell'infinito, tra le pieghe appunto di queste dimensioni, in questa simmetria controllata appunto da quello che è questa maga. Ecco, diciamo, questo è diciamo, un esempio. A me è sembrata una dichiarazione in cui praticamente si dice che c'è il controllo appunto del tempo, questi tecnomaghi hanno il controllo quasi, quasi totale su tutto quello che è la realtà dell'uomo. E quindi insomma io ho visto una dichiarazione di controllo totale da parte del tecnomago. Che può praticamente controllare tutto. Si vede nel ballo come un tentativo di ribellione, anche se vogliamo, di reazione del dottore, dell'uomo in questo caso, ma viene scagliato nell'oblio di questo caos tecnomagico. Volevo farti una domanda. Questo qua è un trailer di un film, giusto? Quindi immagino che ci sia appunto il film. Te l'hai visto, sai, ci sono più indizi dentro quel film? Sì, ti dico, questo qui è bene o male, cioè nel trailer hanno messo le cose più esoteriche, più salienti. Dopo sì, è un'opera, è un balletto, è un'opera di balletto e più o meno si muove tutto su questa falsariga, facendo vedere ricostruzioni di esperimenti, ma tutto computer grafica. Secondo me sono dichiarazioni più che altro di appartenenza, più che tecnologiche, perché è fatto anche con il balletto di Parigi, con l'opera ballet, quindi è un'operazione, una comunicazione subliminale, non lo so. O come io penso che l'elite si muovono in questo modo, come spiegava a tempo fa Paolo Franceschetti,
che è stata una delle fonti del mio risveglio. Lui spiega molto bene come un certo tipo di potere esoterico, massonico, segreto, comunichi attraverso video, testi di canzoni, articoli di giornale o articoli di TG, mettendo simboli, parole, numeri che a livello esoterico, ma questo non è neanche per iniziati, questo è proprio nel senso, secondo me è abbastanza chiaro quello che vogliono dire, quindi. Un altro più assurdo che volevo condividere con voi era uno che si chiama Because We Are Happy at CERN. Questo è di taglio completamente diverso. Questo perché l'ho preso tra gli altri, ce ne sono veramente a decine e anzi invito il pubblico a fare le proprie ricerche perché è veramente anche divertente, perché si scoprono davvero delle cose assurde, ma in molti video. Quello che ha fatto scalpore e che è diventato famoso è stato quello del tunnel del Monte Bianco,
non mi ricordo, del tunnel lì delle Alpi quando hanno fatto l'inaugurazione, quello proprio Baphometto, balla, cioè cose da paura. Quello è diventato abbastanza famoso nella controinformazione. Però invito appunto il pubblico a guardarli con una mente aperta e attivando il filtro esoterico che ognuno ha. Chi non ce l'ha è meglio che se lo faccia, secondo me, ve lo dico modestamente, perché secondo me appunto questa matrix olografica è basata sui simboli. E in questa matrix è basata sui simboli, uno dei modi con cui si decripta e si crea la realtà praticamente sono i simboli. E quindi è il caso che tutti si facciano un minimo di conoscenza esoterica per potersi muovere in questo mare di simboli e capire un po' di più la realtà. E niente, quindi sì, anche senza grandi conoscenze esoteriche, ma con una minima conoscenza simbolica si possono capire molte cose. Quindi, stavo dicendo, questo secondo video l'ho scelto per il taglio completamente diverso che ha. E quindi, cioè se una persona potrebbe fare cioè potrebbe dire del primo video, sono scelte artistiche, no? Quelle che portano a un certo tipo di simbologia, perché volevano fare un video bello e artistico. Ecco, questo video invece è un video del cazzo, ridicolo, che secondo me, nel senso, per molte persone potrebbe anche sembrare irrispettoso, rispetto alle cariche, che hanno queste persone, questi fisici, e per quanto mi riguarda è preoccupante, vedere come si può il livello cerebrale di persone che hanno in mano una tecnologia che potrebbe spazzarci via domani a tutti quanti. Non so se mi hai capito. Ti ho capito molto bene, assolutamente, guarda. Quindi, nel senso, l'altro era artistico, questo è tutt'altro che artistico e è ancora più ricco di simbologia. E qui cominciamo a strizzare l'occhio a quello che è l'effetto Mandela, perché in questo video, a mio avviso, c'è una chiara dichiarazione del CERN di avere qualche cosettina a che fare con quello che è l'effetto Mandela. Tra l'altro, video del 2015, mi sembra, era appena esploso il fenomeno effetto Mandela in internet e insomma non erano ancora proprio così le teorie spiegate, era abbastanza pionieristica la cosa. Quindi condivido con voi quello che è la mia interpretazione di questo e nel frattempo parliamo anche un po' di questo universo olografico che a me personalmente sembra essere cambiato negli anni. Bene, 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 ottimo. Guarda, allora io faccio un piccolissimo appunto proprio per dire che non interrompo perché sappiamo che la co connessione è abbastanza saltellante, quindi finché ce l'abbiamo la sfruttiamo. E poi almeno adesso che siamo proprio nel clou, perché in questo video io già l'ho visto e mi ricordo che ne parlammo in passato e questo è veramente folle in un certo senso, quindi sono davvero curioso di sentire la tua interpretazione perché me ne parlasti, ma adesso che lo abbiamo sotto mano, sotto gli occhi, è ancora meglio, quindi prego. Io faccio un piccolo inciso così, diciamo, buffo, ma non troppo. L'unica occasione in cui ho parlato, diciamo, in pubblico di questa cosa è stata in un festival 3 anni fa e praticamente quando sono entrato nel pieno della questione, si è scatenato un fenomeno meteorologico incredibile, un mini tornado, ma delle dimensioni di un'automobile, che si è abbattuto sulla cultural area e ha buttato giù tutto, spaventando la gente.
al che gli amici mi hanno detto: oh bro, ci stanno sentendo, molla questi argomenti perché è pericoloso. Veramente, non è per dire. Questo è quello che è successo l'unica volta che ne ho parlato in pubblico e ho aperto il vaso di Pandora. Allora vediamo cosa ci aspetterà questa volta. Vediamo, l'interazione col pubblico è quella che fa scattare un certo tipo di firewall del programma, capito? Anche a livello digitale, pensi, quindi quando questo video andrà in diretta, pensi che potrebbe esserci l'interazione? Firewall digitale nella nostra realtà olografica. Quindi ci vuole un'interazione, diciamo, proprio di corpi, di persone, di energie, spirituale quasi. Lì si accende la lampadina a quelli dei piani di sopra, del tipo ragazzi stanno capendo com'è la questione. Ma infatti non a caso diciamo che spesso le cose più manovrate sono proprio le manifestazioni in piazza, dove ci sono un sacco di persone che probabilmente vanno con un intento al di fuori della parte materiale, che probabilmente è quella che preoccupa magari sicuramente le forze dell'ordine per l'ordine di certe cose, ma in realtà a livello esoterico sicuramente è proprio la capacità di parlare con il prossimo, empatizzare e capire determinate cose, perché tante persone magari che parlano della stessa cosa, probabilmente mettono paura anche a livello spirituale. Chiaro, chiaro. E altro lato, quando si concentra molta gente, arrivano entità di vario tipo, sempre, non corporee, e vengono attratte dalla concentrazione di energia, alcune vengono curiose, altre vengono affamate, dipende dal tipo di manifestazione. Però è una cosa assodata, io più di un'occasione le ho viste. E abbiamo avuto anche visioni collettive, quindi dai, Prego, vai pure. vai, spariamolo. Questo da un certo punto di vista, cioè, io ti dico, questo video sarebbe da decrittare in 2 o 3 ore, perché ogni secondo in qualche posto dello schermo c'è qualche messaggio. Addirittura la canzone, a seconda dell'immagine, dice delle parole con certi frame. Io cerco di farla più semplice possibile, dopo se uno si intrippa può starci 2 ore e guardare tutti gli altri input, tutte le altre uova di Pasqua, come dicono i nerd. Easter eggs. Easter eggs. Tra l'altro consiglio un film, e niente accade a caso, l'ho visto giusto poco tempo fa, ma perché l'ho sentito da amici da tanto tempo e poi l'hai detto tu, Ready Player One. Eh già, assolutamente, quel film lì a me ha scioccato personalmente. Quel film lì, dopo aver visto questo video, sì, vediamo un po', vediamo. Ok, la canzone è chiara perché dice: potrebbe sembrarti folle quello che sto per dirti. Ok? E comincia il video e c'è questo schermo che dà l'idea di essere uno schermo che riproduce in qualche modo qualcosa di olografico, c'è da un lato player 1, dall'altro player 2, loro che ballano e dice: adesso ti sembrerà folle quello che ti sto per dire. The sunshine is here. Arriva il sole e ti puoi rilassare, ok? Questa è la frase della canzone, mentre loro ballano e dietro è come se ci fosse una specie di cosa che segna i loro movimenti sullo schermo, no? Cercando di ricordare più o meno qualcosa come realtà virtuale, eccetera, eccetera. Sunshine is here, you can take a break. Ok? Praticamente adesso cominciano quello che è secondo me la loro dichiarazione, perché cominciano a tirare in ballo gli elementi, come se loro controllassero
gli elementi e quindi adesso appare il tecnico che fa chiaramente mima il gesto dell'acqua, dove dico il gesto tipico di quando si balla e si mette il naso tra il secondo 18, 15 e 18, quindi qua appare acqua. Si vedono loro in vari punti del collider, nella struttura verde, e c'è sempre quello lì a sinistra che fa onda, acqua. Quindi qua tirano in ballo il primo elemento. Ecco, poi c'è una bella danza di cali. Li vedi uno dietro l'altro in posizione, ricordando la tipica danza di Cali, la distruttrice. O sbaglio? A me ha ricordato chiaramente la questione di Cali. Quindi con l'energia di Cali, con l'aiuto di Cali, non lo so, c'è la presenza comunque del ballo di Cali. E all'inizio tirano di mezzo l'acqua, quindi c'è acqua, energia di Cali, e poi fa la sua entrata quello che io chiamo il grullo del video, che è appunto, non so chi, un tecnico che ha una tutina spaziale strana con delle stringhe, con delle strisce, e fa la sua entrata sparato volando all'interno del collider, quindi entra l'elemento aria. Poi arriva abbastanza importante, imponente, perché entra l'elemento fuoco molto chiaro. Si vedono questi camion dei pompieri con dei numeri significativi, numero 31 davanti, numero 32 un po' indietro e poi il 33 dietro. Questo, ti dico, è un po' più macchinoso, però ne fa pensare a un 33° grado, tirando in ballo il fuoco, il 33° grado di non si sa che cosa, 33° grado che è come se non avesse più potere, perché si aspetterebbe il 33° in vista e gli altri due dietro, invece il 33° è relegato quasi dietro. E di fronte c'è una ragazza con un megafono rosso in mano, quindi è come per dire: adesso noi stiamo controllando gli elementi e stiamo dando un annuncio a chi di dovere, che in questo caso per me sono i vertici della massoneria, espressi da questo 33 che viene quasi messo in secondo piano. Il pompiere che guarda in aria, come se fosse in mezzo aspettando qualcosa, non si sa. E il 33, Fire 33. Si ritorna nel collider. Adesso queste sono dei serbatoi di acqua, sempre all'esterno, quindi sempre si tirano in ballo degli elementi, in questo caso aria, acqua. C'è uno dei tecnici che addirittura fa una ruota, espressione di energia, e anche gli altri nei movimenti esprimono energia, quindi altri due elementi, aria, acqua, e forme d'onda e energia, di cui comunque questi del collider, del CERN, dichiarano di avere il controllo. È come a dire: abbiamo l'energia e controlliamo gli elementi. Fa due ruote, tre ruote, riballano ancora. Eccola là, si rientra nel collider al secondo 56, non so se lo vedi, e c'è la tecnica col cappello giallo che esprime ancora forme d'onda. Si continua nel collider, cappuccettini rossi che vanno nel collider, tutti belli uno dietro l'altro, per poi uscire all'esterno in un campo, quindi terra, altro elemento magico che mettono in campo, la terra,
è sempre espressione di forme d'onda. Non so perché, quello con la faccia più da citrullo ha sempre qualcosa che esprime righe o stringhe differenti, come se, non lo so, ci fosse un richiamo anche da questo punto di vista, dopo si capisce meglio. Comunque elemento terra, abbiamo il controllo anche dell'elemento terra. Adesso si arriva alla torre, sono in cima a una torre e riappare l'amico il citrullo, quello che io chiamo il grullo, con la sua tutina delle stringhe. La terra sempre in chiusura, 1:07, il collider dentro, loro che ballano sempre con l'onda, energia. Adesso si arriva alla torre, guarda che faccia da coglione che c'ha il tipo, con tutto rispetto, sarà sicuramente un quoziente intellettivo tipo Einstein. Che cazzo ne so, parla 10 lingue da quando ha 2 anni, però la faccia da coglione mostruosa e la tutina da scemo totale che non c'entra nulla con quelli degli altri, capito? Non c'entra nulla con quelli degli altri. Ci sarebbe da capire se a me se la maglia di quello nero sulla destra mi sembra una maglia di Obey. Però non so, potrebbe essere una forzatura. Quello che mi ha lasciato più così è la faccia di questo qua del grullo che balla, guardalo. Lui balla così e poi si stacca sempre su un altro con le stringhe, nell'ascensore. Ci sono loro con sempre faccia da stupidone, quello con la cosa a righe. E qua nell'ascensore è interessante perché? Perché ci sono loro che se la ballano. E accanto, e non è un caso, c'è quello che sembra essere il mago nero o comunque una figura che non c'entra niente con l'allegria e che sembra voler esprimere la sua presenza solo a chi lo nota perché guarda bene il video, come per dire un regista occulto che non partecipa alla gioia ma è presente come, non so, come controllore che fa finta di farsi i cavoli suoi. Prova a vedere se lo vedi nell'ascensore. Sì, quello a destra, sì, quello con gli occhiali. Esattamente. Ok, si ritorna dentro con l'amico sempre simpaticone. Una frase interessante in questo momento è questa. Bring me down, you bring me down, can't do nothing. Buttami giù, non posso fare niente. Proprio mentre il grullo viene sparato in una specie di multiverso artificiale, adesso guarda, 1:25 in poi. Adesso c'è la scena del Bring Me Down, Can't Do Nothing, che viene sparato, guarda. Io Bring Me Down, lo fanno girare, le due particelle si incontrano. Qua cos'è? Addirittura nasce un doppio grigio, diverso da lui. Comunque vengono buttati entrambi come delle trottole impazzite in questo caos di cui loro del CERN hanno il controllo tramite gli elementi e l'energia. You bring me down, I can't do nothing. In un uovo, in una specie di sfera. Sempre lui, Citrullotti, che se la muove nel multiverso, poi nel 1:07 si passa repentinamente a questo che io definisco lo schermo olografico. E qua sì è strano perché il lato sinistro dice off, è come se i movimenti della tipa vestita di nero fossero meno impressi sullo schermo. In mezzo c'è scritto Higgs Field. Non so, il campo di Higgs, bosone di Higgs, eccetera, e dall'altro lato on, è la tipa che si muove,
c'è un'interfaccia digitale riguardo i movimenti che fanno. C'è la cadente che passa al secondo 2:09, minuto 2:09, mentre ballano sullo schermo, si vede una specie di asteroide. Sono tutte cose così che io mi chiedo cosa aveva in testa quello che ha fatto il video, più che altro. Sono, come dice, come direbbe Lamberti, facciamo finta che. Eh già, facciamo anche la citazione, ci sta assolutamente. No, ma guarda, se posso dirti un attimo la mia, dentro di me ci sono due sensazioni, no? La prima, che è frutto di tutti gli studi che ho fatto nel corso del tempo, che va per forza a captare certi segnali, magari non riesce a tradurli, ma li capta. C'è l'altra parte, perché io ho questo piccolo difetto che purtroppo mi porto dietro, ed è sempre di guardare le cose da anche dall'altra parte. Tante volte scopri che ci sono dei lati, insomma, che non ti piacciono, però in questo caso c'è un lato che mi fa dire: effettivamente, se io non fossi avvezzo a queste cose, vedrei solo un gruppo di gente che balla, quindi tutte le cose magari... Mi verrebbe da pensare il tipo nero dentro l'ascensore era uno che sta lì per sbaglio, però chiaramente sto facendo un'assurdità, sto dicendo, però capito, immagino uno che guarda questo video non c'ha minimamente idea di quello che stiamo dicendo, penserà, guarda il regista che non si è accorto che c'era uno lì da una parte che non c'entrava niente, vestito in giacca e cravatta. Oppure guarda il tipo che ha lasciato la giacca e si è dimenticato che gli altri sono tutti diversi. La deprogrammazione, la programmazione anche, credo che faccia ragionare la maggior parte delle persone così. Quindi io sono veramente felice che, per quanto possa essere vera o interpretata, o comunque sia frutto, come in questo caso, della tua consapevolezza, comunque è un'alternativa che io credo non ha mai dato nessuno ha mai preso un video del CERN e l'ha analizzato come stai facendo te, quindi io personalmente ti ringrazio. Poi vediamo se alle persone suona qualche campanello, così che vanno a fare come sempre le loro ricerche, perché noi sappiamo, abbiamo sempre detto, che non diamo nessuna realtà, raccontiamo la nostra consapevolezza, quindi andiamo avanti, che siamo quasi alla fine, ci manca ancora un minuto e qualcosa, ma sono poi completamente, come si dice, curioso di sapere il finale, poi quale sarà la tua conclusione. Prego. Fammi dire un paio di cose. Questo, secondo me, è un video ancora più complicato del primo, perché questa è una dichiarazione, secondo me, agli addetti ai lavori, è una dichiarazione a chi di dovere, che il CERN ha preso in mano un certo tipo di poteri, e quindi è come dire o con noi o contro di noi, persi nell'oblio di questi effetti Mandela e di questi controlli che noi possiamo fare addirittura sul passato, perché si tratta di questo, l'effetto Mandela. E quindi questo è un sottile avvertimento, secondo me, a chi fino a quel momento si riteneva potente. È un serio avvertimento, come per dire: ci siamo anche noi, qua abbiamo il potere per fare certe cose. Quindi chiaro, questo magari non è un messaggio che vogliono che intendano proprio tutti, però comunque il messaggio è abbastanza, cioè, secondo me, adesso vado avanti e capisci. No, ma ti dico, sicuramente quello che interessa a me è che la gente dica no, figurati, ma che gli si accenda una scintilla per cui possa chiedersi la simbologia che tipo di importanza può avere in un contesto del genere e che tipo di importanza può avere nella sua vita di tutti i giorni. Allora, riportiamo dal minuto 2:14, era, se non sbaglio? Sì, perché adesso nel vivo, adesso c'entra in una cosa pesante, perché faccio una cappella introduttiva. Allora ti spiego praticamente, non so se la gente ha idea di cosa sia l'effetto Mandela, se ne è parlato nella controinformazione negli ultimi 7-8 anni,
diciamo dal 2014 al 2016 era molto di moda, poi ha perso un po' potenza, ok? Però per quanto mi riguarda è una delle due cose, è una delle cose veramente che mi hanno appunto lasciato abbastanza sconvolto, perché l'ho vissuta, ci sono stato dentro, ho proprio questi falsi ricordi, appunto l'effetto Mandela lo sfioriamo solo, te lo spiego a grandi linee, poi faremo magari una puntata. Perché effetto Mandela? Nel 2012 mi sembra, io con le date comunque verificate, dopo il 2010-2012 mi sembra, in una conferenza su comics e videogiochi, cioè in questa conferenza qualcuno ha parlato appunto di Nelson Mandela, parlandone come se fosse morto, mentre invece questa signora pensava che fosse vivo in questo momento, ok? E quindi praticamente hanno cominciato a parlare, dopo la signora ha aperto un blog, e questo blog è stato completamente invaso di persone che scrivevano che il loro ricordo è che Nelson Mandela fosse morto in carcere molti anni prima del 2013 e che fosse diventato un simbolo della lotta per i diritti, appunto perché è morto in carcere a fine anni 90. Praticamente non una, non due, non tre, ma migliaia di persone avevano lo stesso ricordo di questa signora. Altri invece, ma no, è morto adesso dopo essere stato presidente, con tutti gli onori, sono arrivati tutti i capi di Stato, eccetera, eccetera. Quindi questo ha aperto il vaso di Pandora riguardo a questi falsi ricordi che molte persone sembrano avere riguardo o a macro eventi della vita di tutto il mondo o a micro eventi della propria vita. E da qui il nome effetto Mandela, e la cosa è degenerata perché si sono cominciati a vedere piccoli dettagli che da un momento all'altro sono diversi nel ricordo di molte persone. Ti faccio qualche esempio per capire. Dunque, ad esempio, gli esempi che si fanno maggiormente sono quelli dei film, delle frasi dei film. Ci sono delle frasi storiche dei film che nell'immaginario comune sono in una maniera, e se uno va a vedere, in realtà sono in un'altra. Come ad esempio, la frase di Forrest Gump: Ma mia mamma diceva sempre la vita è come una scatola di cioccolatini. Questo è quello che mi ricordo io, che si ricorda molte persone. Se si va a vedere non è proprio così, perché in realtà la frase sarebbe: mamma diceva sempre la vita è una scatola di cioccolatini. Non come una scatola di cioccolatini. Sono piccole differenze che al momento lasciano le persone perplesse, come ad esempio il cartone animato Biancaneve, ci sarebbe la strega, quando parla nello specchio, in italiano, la frase che io ricordo è: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? E in realtà potete andare a vedere, questa frase è diversa. Se uno controlla adesso nel DVD o nella versione, diciamo, internet o digitale, sarebbe: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella? E in inglese: mirror, mirror on the wall, è la frase che è cambiata.
ci sono molti molti esempi differenti anche riguardo a frasi di canzoni, come la canzone dei Queen, We Are the Champion, che al finale direbbe, io mi ricordo, tutti si ricordano che al finale Freddie Mercury, dopo una piccola pausa, dice Of the World. In realtà, se si va a vedere, in questo caso non si trova nessuna traccia di questo finale. E così molti altri, ma sono molti esempi anche visivi che bisognerebbe appunto montare una puntata per fare degli esempi anche con delle immagini, capito? Io mi ricordo per esempio quando c'era un 2-3 Stella, che in realtà era un 2-3 Stai là, poi anche quello dello specchio delle mie brame. Io addirittura sapevo che era specchio servo delle mie brame, quindi Sì, poi sì, era sì. anche la frase Luke, sono tuo padre, quella non è mai esistita, dice solo io sono tuo padre senza Luke. Allucinante perché quella è famosa in tutto il mondo, quella di Star Wars, che praticamente cioè no, praticamente sono piccoli dettagli, sono impercettibili, per quello che molte volte si dice che sono solo falsi ricordi. Quella di Star Wars, la maggior parte di noi ricorda Luke, I'm your father, che Darth Vader gli dice Luke, io sono tuo padre. Nella versione ufficiale non ci sarebbe questa frase di richiamo Luke, ma solo I'm your father, ad esempio. Un'altra, che è molto famosa è l'omino del Monopoli. L'omino del Monopoli, noi, il vecchietto del Monopoli, il banchiere, io me lo ricordo con il monocolo. In realtà il monocolo non ce l'ha mai avuto. La regina cattiva dice specchio, specchio delle mie brame o dice specchio servo delle mie brame? Ce ne sono molte differenti e questo ha cominciato un dibattito qualche anno fa, quindi Poi ringrazio. magari ne parliamo in un'altra puntata, che sennò spoileriamo anche troppo. Che ne dici? Esattamente, esattamente. Questo è solo per far capire che è stato un fenomeno a livello, cioè ha indagato soprattutto a livello della controinformazione, c'è stato un fenomeno definibile effetto Mandela, che riguarda il fatto che una certa realtà del passato non è mai esistita, o comunque è esistita leggermente diversa. E la cosa che ci interessa è che molte persone nell'ambiente della ricerca hanno accusato il CERN di essere dietro appunto a questo effetto Mandela. Questo mi interessava dirti in questa cappella un po' fatta così a calci e pugni. Però adesso quindi ti metto il video e ti commento, così mi dici cosa ne pensi anche tu, perché io facendo finta che ho fatto delle ipotesi, poi quello che mi interessa è capire il feedback e capire il mio livello di follia più che altro, come tu sai. Passo energia, quello al centro, addirittura la maglietta di Superman, l'altro la maglietta di avviso ai parenti per cose esplicite, solo per adulti. Ecco, dal minuto 2:24 entrano i cervelloni, cioè il direttivo. Si vede dal loro abbigliamento, dal portamento, da come si muovono come dei babioni, ma ciò nonostante li hanno inseriti lo stesso all'interno di questo video, apparentemente per coprirsi di ridicolo. Ecco, si rientra nel collider, c'è l'altra babiona, quella col cappellino rosso, che è sempre una cervellona. Vai pure al 2:30, minuto 2:30, quasi entra veramente nel clou, in quello che secondo me è la loro dichiarazione. Addirittura si prendono gioco della gente che si informa e di chi arriva a
a certe conoscenze, così se ne prendono gioco, perché guarda, si entra nello studio del direttore, tu guarda, il direttore ha mille cose sul tavolo, tutto un bordello, dietro del CERN dei fisici più cazzuti di non so che, e lui cosa c'ha? Faccia nascosta con il pollice, come per dire regista occulto, che fa capolino, si fa vedere, poi sparisce, e dice siamo felici al CERN. Ma la cosa assurda sono gli altri due cartelli, Bond One e Mandela in arancione. Lo vedi? Sì che lo vedo, certo che lo vedo. Quindi io sono rimasto un attimo così, perché mi piace farmi domande, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, ma perché questo cervellone deve mettersi, mettere la faccia in un ufficio tutto pieno, tutto disordinato con questi cartelli qua, e addirittura perché Bond 1 Mandela. Allora ho fatto delle ricerche, non mi diceva niente, perché il primo James Bond è stato Connery. Quindi ho detto Sean Mandela, non capisco, non mi risuonava. Allora ho guardato se ci fosse stata un'altra versione dell'agente 007, e tu pensa un po', la prima volta che è apparso l'agente 007 per il grande pubblico è stato in uno spettacolo di inizio anni 60, in TV, non al cinema, e l'attore che interpretava James Bond, pensa te, si chiamava Nelson. E quindi praticamente io dico, ma che cazzo, questi non hanno niente di meglio da fare che star lì a fare un rebus così, a mettere un altro easter eggs nel video, perché per prendersi gioco delle teorie della cospirazione sull'effetto Mandela, bah, non lo so. Questo è quello che potrebbe pensare qualcuno, però dico, minchia, che seghe mentali ci fanno al CERN, in questo video, cioè, dopo che tutto il mondo li accusa di aver partecipato all'effetto Mandela, appunto, di aver cambiato dei dettagli di questo multiverso olografico, perché appunto non si può distruggere, ne hanno fiammato uno e siamo finiti in un altro. Un altro in cui io mi sono accorto di certe cose e ho guardato in internet, non è, cioè, ho fatto le mie ricerche. Il sole da un certo punto, da un certo momento all'altro mi è sembrato bianco e non giallo. Mi è sembrato di essere bianco, diverso. Vado a vedere se ci sarebbe un effetto Mandela sul sole, appunto, molta gente si è accorta che è bianco. Ok, finiamo il video. Dai, finiamo il video, ci sono. Vai pure, eravamo 2 minuti e 36. Ok, allora avevo fatto l'ultimo step, 2 minuti e 36, vai. Sta finendo il vecchietto, e quindi effetto Mandela, ci siamo dietro noi, siamo noi i registi. E boom, ancora il grullo con la tuta delle stringhe, sparato in una specie di tunnel, non si sa che, comunque sempre la loro tecnologia con cui manipolano questa realtà tramite gli elementi e l'energia. Ecco, fa vedere tutti i contesti in cui lui può essere smarrito tramite le loro operazioni. Nel server, in una riunione qui non si sa, del direttivo. Ok, si torna all'interno del collider. Ancora un piccolo remember riguardo agli elementi e alle energie che loro controllano. Ecco, e adesso ancora più chiaro, sempre l'elemento fuoco, e qua la dichiarazione, secondo me, alla massoneria
è ancora più chiara perché il 31 si vede bene, il 32 dietro è come se il 33 fosse in ombra, proprio come per dire ormai anche la massoneria non serve più a un cazzo per quello che abbiamo in mano noi. Come per dire, boh, dopo queste operazioni qua, prima ve lo annunciavamo, eravate ancora o qua o là, quindi potete scegliere. In caso voi non state con noi, anche se siete 33esimo, vi releghiamo nell'ombra. Sono forzature, riguardo, questa è la mia lettura. No, no, ma funziona. In realtà, guarda, ho pensato più o meno la stessa cosa, vedendo il 33 dietro in quel modo. La cosa che mi chiedo è il 31 e il 32, nel senso qui, effettivamente, se uno. Io ho fatto fumettismo e ho studiato un po' illustrazione, no? So che se tu metti da destra verso sinistra una cosa, prende un'accezione, da sinistra verso destra ne prende un'altra. E qui è chiaro che c'è anche l'inquadratura che va da destra verso sinistra, quindi penso che l'attenzione sia proprio rivolta verso il 33, e il 32 e il 31 sono completamente allo scoperto, nel senso quasi come se non potessero fare niente. E il 32 nascosto, il 33 nascosto, perdonami, o è sempre lì nell'ombra che trama, o nel caso opposto, che è il complementare, quindi è fuori dai giochi. È fuori dai giochi, è lì, e come hai detto tu, è più attinente perché tutto, se lo colleghiamo a tutto quello che abbiamo detto prima. E facciamo finta che c'è davvero questo controllo dei quattro elementi e dell'effetto Mandela, è chiaro che il 33° grado della scala massonica può restare solo nell'ombra. E il 31 e il 32 magari sono quelli che restano fuori perché sono quella disinformazione organizzata che crea quella informazione appunto sbagliata, quel depistaggio che può stare anche all'aperto perché tanto non crea problemi. Esattamente, mi fa piacere che tu abbia dato questo addendum, questa aggiunta, perché sì, ci sta del tutto, perché appunto cioè, la portata di quello che possono fare, di quello che avrebbero fatto, è tale per cui appunto loro dicono chiaramente che tutte le magie, i poteri esoterici che può avere un 33esimo non valgono nulla. Mi viene in mente un'idea, ma quindi a questo punto c'è una risposta, un'ipotetica risposta a una domanda che io mi faccio da tempo. La spiritualità in questo caso soccombe alla tecnologia? Eh sì, questa è una dichiarazione di controllo tecnomagico della realtà, secondo me. Finiamo il video che dopo ti spiego un altro paio di idee per terminare più o meno questo riguardo al cielo. Vai! Quindi qua alla fine in realtà la possiamo fare breve. Ritornano sempre celebrando energia, controllo delle onde che loro hanno, sempre questa danza che ricorda Shiva e che ricorda Kali, e gli elementi. Qua ritornano in esterna, c'è della terra. Ecco, adesso qua c'è l'ultimo, player 1, player 2, è acceso il ragazzo che balla. E sotto un numero 46, 64 e 9. Qua se c'è qualcuno che se ne intende, vuole strippare numerologia, eccetera, si potrebbero fare altre ipotesi, però. Scusa se ti interrompo, quello che viene in mente vedendolo così ci voglio ragionare insieme a te. Allora, a destra vedo una barretta vuota, quindi un 9, quindi un punteggio basso.
A sinistra vedo un 4664, una barra score piena e quindi un punteggio massimo. Poi per leggere quei numeri lì, il 9 in realtà dovremmo, sarebbe anche facile, ma magari facciamo un'altra volta anche qualche accenno alla numerologia. E volevo, esatto, volevo chiudere dicendo Ready Player One, capito? Eh già, esattamente, esattamente. Io quel film là ultimamente mi risuona spesso dentro e si connette benissimo a tante teorie. E poi comunque il regista è Steven Spielberg, insomma, voglio dire, non è l'ultimo arrivato e non è nemmeno uno stinco di santo, come si dice da noi, però. Il programmer, il seeder. Quello che mette i semi e programma il futuro, per conto dell'elite tramite Hollywood. Bene, allora, senti, il video comunque è terminato. Facciamo un resoconto finale di qualche minuto per tipo riassuntare, passami il termine, sintetizzare, dai, che è più bello, sintetizzare, e poi ci salutiamo magari dando qualche appunto per il prossimo episodio, perché io immagino che questo qua è solo l'inizio di un qualcosa. Lo sento già che sarà una cosa bella, intensa e duratura. Sì, diciamo, questo era un contributo video, diciamo la lettura simbolica, era per introdurre l'argomento di cui abbiamo parlato l'altra volta, cioè qua, ragazzi, secondo me, informatevi anche riguardo ai Honeywell. I computer quantici di Cupertino, guardatevi i video su TED e su altri canali mainstream in cui ci sono questi ingegneri informatici che si gongolano parlando di computer che potranno creare eventi fisici rilevanti e unite i puntini, insomma, cioè se la realtà è costruita come un ologramma. Se ci sono delle tecnologie per potersi inserire tra l'informazione e la materia, prima che l'informazione si traduca in materia, questo mette le basi per una ipotetica possibilità di hackeraggio della Matrix e quindi il nostro biocomputer che decripta le informazioni sta sotto attacco per poterlo mettere in un contesto di essere più collegabile a queste nuove possibilità che possono creare con questa tecnologia. Questa è il filo rosso che unisce queste cose apparentemente scollegate tra loro. Poi a me interessa che la gente si informi e che unisca già le informazioni che hai, che mi dica cosa ne pensa, e così in modo da poter capire anche dove mi ha portato tutti questi anni di indagine e per sapere il livello anche di idee che hanno le altre persone per capire come poter difendersi e riaccherare la nostra Matrix creando una pocket dimension, come direbbe il fisico Everett, una pocket dimension in cui poter applicare le nostre regole e creare la nostra Matrix. Questo è quanto. Questo è Quantum, io direi. Sì, è Grazie. stata una puntata. Io dico che è stata una puntata, secondo me, a mio parere, davvero molto interessante. Chiaramente ripetiamo e sottolineiamo che siamo al punto di vista e facciamo finta che. Quindi raccontiamo una storia secondo una consapevolezza di qualcuno che ha vissuto un'esperienza e non raccontiamo realtà, né chiediamo alle persone di credere a quello che diciamo, ma
Speriamo di accendere la scintilla di cui abbiamo parlato in queste ultime due puntate per far sì che la gente si ricordi un po' chi è e vada a fare le ricerche per deprogrammarsi e rompere quella Matrix e costruirne un'altra, sicuramente fatta con le proprie esigenze, con i propri bisogni e sicuramente in pace con il prossimo, perché la cosa fondamentale è stare in pace tra di noi. E poi, secondo me, la serenità poi e una missione ben precisa sicuramente portano alla chiave per dove arrivare in maniera serena. Bene, Chiaro. Kappa, io ti ringrazio infinitamente ancora. Come sempre è prezioso averti qua e ci vediamo alla prossima puntata. Grande Adri, grazie a te e grazie a chi ascolterà questa intervista. E, no, mi è risalita. Mi è risalita la voglia di condividere, quindi se interessa alla gente andiamo avanti, vediamo gli argomenti e vediamo come si collegano uno con l'altro e dove ci porta la curiosità. Guarda, io conoscendoti ho paura che dovrei ritagliarti un po' di tempo perché io so dove potremmo andare a parare e potremmo andare a parare in tanti argomenti. Se non apriamo il concetto poi di psichedelia, perché lì potremmo stare a parlare giornate intere. Quindi per adesso accontentiamoci così. Di nuovo un abbraccione a tutti quanti, un saluto a chi ci ha guardato, un abbraccio e restate svegli. Grande, restate svegli, un abbraccio.